Eccoci qua ragazzi, bentornati su Storytime. Diamo il bentornato anche a Paola Serena. Ciao Paola, grazie di essere tornata qui da noi a Milano. È tornata a parlarci di Design Italy e della collaborazione che è nata appunto con un designer rinomato, Dennis Santachiara. Ciao Dennis. Buongiorno, grazie, ciao Dennis. A tutti. Allora, lascio a voi la parola, di che cosa parliamo oggi? Ma guarda, con Dennis si potrebbe parlare di qualsiasi cosa. Noi di Design Italy abbiamo avuto una grandissima fortuna ad incontrarlo, perché abbiamo imparato tantissime cose ed è stata veramente un arricchimento continuo, e continuamente cerchiamo di captare da lui le nuove tendenze, le nuove possibilità, perché lui è nato come già come un designer d'avanguardia quando ha cominciato a lavorare, no? Dennis, è vero? È cominciato subito con delle cose che erano un po' disruptive, come si dice. Ci vuoi raccontare? Vuoi raccontare soprattutto a quelli che ci stanno ascoltando? Va bene, allora io arrivo da una zona che viene chiamata anche Motor Valley, e quindi è stata la mia scuola, non avendo fatto l'università, in questa zona che tra Modena e Reggio Emilia, dove si è concentrato le grandi brand delle macchine sportive. Ho cominciato come stylist car, e quindi lì è stata la mia scuola. Vestivi le macchine, quindi? Sì, disegnavo le macchine. Una macchina in particolare negli anni 68-70 è arrivata al MoMA anche. Insomma. Che tra l'altro io non sapevo così, pensavo che era un rivenditore di New York. Questa... E invece uno dei più importanti musei di arte contemporanea. L'ho saputo dopo, col tempo, che era invece un museo. E quindi quella è stata la mia scuola. Ma la cosa più importante, questa è la base, ma la cosa più importante è che si è sviluppato, specialmente dal 68 in poi, un rapporto, diciamo così, diverso con la tecnologia rispetto a quello che c'era in giro allora. Mm-hmm. Allo stato dell'arte di allora, che era un rapporto di tipo emozionale, non di tipo high tech sostanzialmente, no? Per cui queste nuove tecnologie, che era soprattutto l'elettronica, mi dava l'idea di poter fare degli oggetti e delle cose che avessero delle capacità emotive e sensoriali oltre alla loro forma, alla funzione, la forma fisica, no? Per cui da lì è nata una mostra manifesto che si chiama la Neomerce, il design dell'invenzione dell'essere artificiale, che è stata fatta la Triennale appunto, uh-huh. E l'anno dopo al Centre Pompidou, e questa mostra è stata un po' il manifesto di quel modo di operare, per cui da lì sono nati una serie di oggetti quasi sempre performativi, cioè con delle performance, uh-huh. Seguendo l'idea che gli oggetti non sono solo belli o brutti per come sono, ma anche per quel che fanno. Certo, no? La funzionalità. Esatto. E dall'altra parte la possibilità di giocare con la sorpresa e la magia di queste tecnologie, no? Per cui in questa mostra teorizzavo l'idea di usare la strategia del prestigiatore, no? Mm-hmm. La strategia del prestigiatore è colui che si assorbe le tecniche e anche ultimamente le tecnologie per poi tradirle nell'effetto, no? Nella comunicazione. Certo. Per no? La sorpresa. Esatto, per arrivare alla sorpresa, no? Per cui molti termini che nel design non c'erano, come finzione, performance, sorpresa, sono stati introdotti da quella mostra in poi sostanzialmente, no? Poi e quindi poi diventate anche cose più serie, come per esempio il design dell'interfaccia o comunque in generale la scoperta di una tecnologia che è anche sensoriale, non è solo high tech. Quindi anche i prodotti che ho fatto poi a seguire con le aziende spesso avevano dentro queste piccole sorprese, queste avanguardie. Sì, vogliamo dire che magari qualcuno l'ha visto, sì. Se lo ricorda il tappetino con l'uccellino che cinguetta al passaggio. Esatto, abbiamo fatto per esempio una collezione di oggetti performativi di uso domestico, come per esempio lo zerbino con l'uccellino che canta, se uno si pulisce i piedi. Anche simpatica come idea. Sì. Allora Dennis poi ha collaborato con le più grandi aziende di design italiane, no? Da
da Baleri, Gufram, Campeggi, mm-hmm. insomma esatto. tantissime. Però adesso invece ha una sua azienda, perché esatto. La sua idea della digital fabrication, ci racconti che cos'è, l'ha concretizzata questa seguendo in questo, brevissimo, che siamo in chiusura. Seguendo questo percorso siamo arrivati inevitabilmente alla manifattura digitale, mm-hmm. che, sul quale c'è anche un libro, se uno interessa, che si chiama appunto Download Design, okay. e non è tanto solo il fatto di vendere design attraverso l'e-commerce, per esempio, ma di, soprattutto di produrre design con delle caratteristiche che prima non c'erano, no, la possibilità di, per esempio, di personalizzare gli oggetti, la possibilità di farli sulla base della domanda, senza scavalcare, senza offrirli e poi aspettare, e fare del co-design, si chiama in questo caso, mm-hmm. e quindi questo è il mondo a cui sono arrivato. È nata questa collezione che si chiama appunto Circus.it, mm-hmm. con la Y, e tratta questa tematica, non solo miei prodotti, sono anche dei miei prodotti, ma cerco di raccogliere design, alcuni famosissimi, alcuni giovani promettenti che pensano in questa direzione, che hanno un po' la tua sì. stessa ottica, in ottica sì. veramente innovativa, perché sì. il prossimo passaggio, Dennis, saranno gli NFT, esatto. no? Ci stiamo pensando, perché esatto. non bisogna fermarsi, ci si muove sempre verso il futuro e l'attualità, appunto gli NFT. Lasciamo brevemente i contatti, troviamo Design Italy un po' ovunque, quindi sui social, quindi Instagram Design Italy_official, Facebook Design Italy, anche su YouTube Design Italy_official, oltre che sul sito designitaly.com. Ragazzi, io vi ringrazio per il vostro intervento. Grazie, grazie a voi. Qui su Storytime ci prendiamo una piccola pausa. A tra poco. Storytime, Evoluzione Radio.